Buongiorno, martedì 28 ottobre 2014, l'informazione di Telemerito. Iniziamo con la politica e le elezioni comunali di Reggio Calabria. Vittoria dunque schiacciante di Falco Matà, eletti 20 consiglieri a sostegno del sindaco. La vittoria schiacciante del neosindaco di Reggio Calabria, 60,99% delle preferenze, regala al centro-sinistra una maggioranza solida in consiglio comunale. Saranno 20 i consiglieri eletti nella coalizione a sostegno del giovane sindaco. Il Partito Democratico, prima lista della coalizione, otterrà 7 seggi, mentre 3 seggi saranno assegnate rispettivamente alle liste La Svolta, Reset, Centro Democratico e A Testa Alta. Un seggio per Officina Calabria, oltre è Partito Socialista Italiano. Nella minoranza è eletto il candidato del centrodestra, il dottor Lucio Dattola. 9 i seggi conquistati, 4 rispettivamente alle liste Regio Futura e Forza Italia e 1 al nuovo centrodestra. Il dado dunque è tratto. Chiusa la partita delle urne, la tornata delle amministrative consegna alla città un consiglio comunale nuovo di zecca che sarà guidato dal neosindaco, appunto, Giuseppe Falco Matà. Reggio ritorna alla democrazia dopo più di 2 anni di commissariamento. I consiglieri eletti insieme con il nuovo sindaco avranno l'onere e l'onore di riaprire l'aula del Consiglio Comunale, chiusa per così lungo tempo dopo il periodo commissariale. In tanti, tra gli osservatori, indicano la ripresa delle attività come un'impresa di non semplice soluzione. Il nuovo Consiglio avrà a che fare probabilmente con una macchina amministrativa molto provata, sia dal punto di vista economico che organizzativo. Ma il nuovo organismo eletto sembra avere le carte in regola per ingaggiare la difficile sfida di accompagnare la città fuori da quello che il neosindaco Falco Matà ha definito un lungo inverno. Al di là delle apparenze politiche, il Consiglio si presenta come un mix di esperienza e novità. Su 21 consiglieri eletti sono scelti soltanto il sindaco Falco Matà e i consiglieri Giuseppe Marino, Demetrio Delfino e Paolo Brunetti. Nel centrodestra, invece, su 10 eletti, 4 sono gli uscenti: Demetrio Delfino, Demetrio Marino, Massimo Ripepi, Pasquale Imbalzano e Antonio Pizzimenti. E dopo i dati definitivi, dunque, il nuovo Consiglio Comunale. Falco Matà, come abbiamo già avuto modo di dire anche nella edizione di ieri, potrà contare su una maggioranza pressoché bulgara. A sostegno della sua amministrazione entrano infatti in consiglio i 7 consiglieri eletti dal Partito Democratico, vale a dire Giuseppe Marino, Nancy Iachino, Demetrio Delfino, Giovanni Minniti, Antonino Castorina, Vincenzo Marra e Paola Maria Serranò in Visconte, più i 3 eletti dalla lista Reset, Armando Neri, Filippo Quartuccio e Valerio Misefari, cui si aggiungono Giovanni Muraca, Antonino Mileto, Giovanni Latella dell'altra civica voluta da Falco Matà, denominata La Svolta. Ma a sostegno della nuova amministrazione entrano in consiglio anche Nicola Paris, Saverio Anghelone e Demetrio Martino di Centro Democratico, più Antonio Ruvolo del Partito Socialista Italiano, Peppe Sera della lista Oltre, come pure Antonino Zimbalatti, Antonino Nocera e Paolo Brunetti di A Testa Alta per Reggio. L'ex sfidante di Falco Matà alle primarie, Filippo Bova, lista civica Officina Cambiare Reggio. Rimangono a bocca asciutta e senza consiglieri eletti SEL, Sinistra per Reggio e Partito Repubblicano. Ma fuori da Palazzo San Giorgio restano anche nomi noti della sinistra cittadina, come Anna Rita Leonardi, Nino Mallamaci, figli e parenti d'arte come Emiliano Imbalzano e Stefania Eraclini, insieme a nomi che alla vigilia avevano fatto discutere, come quello dell'ex segretario regionale dei Riformisti Italiani, l'avvocato Giampaolo Catanzariti e il collega Agostino Siviglia. Qualcuno degli esclusi in prima battuta potrebbe essere ripescato con la promozione ad assessore di coloro che sono stati eletti già in prima battuta. Magrissimi i ranghi dell'opposizione, che si ferma a 10 consiglieri, incluso il candidato sindaco Lucio Dattola. Insieme a lui entrano a Palazzo San Giorgio i 4 eletti di Forza Italia: Demetrio Marino, Antonio Pizzimenti, Maria Antonietta Caracciolo e Massimo Antonino Ripepi, più i 4 di Reggio Futura: Antonino Maiolino, Luigi Dattola, Antonino Matalone e Giuseppe D'Ascoli, più l'unico consigliere eletto dal nuovo centrodestra, Pasquale Imbalzano. Fuori dal consiglio, per un pugno di voti, personaggi di primo piano della vecchia amministrazione, come l'ex assessore Giuseppe Agliano e gli ex consiglieri Michele Marcianò e Monica Falcone. Matà, tutti considerati tra i fedelissimi dell'ex sindaco e governatore Giuseppe Scopelliti.
E veniamo alla cronaca, 'Ndrangheta ed Expo 2015, arrestate 13 persone tra Lombardia e Calabria. I carabinieri hanno arrestato 13 persone indagate per associazione di tipo mafioso. Al centro delle indagini, dirette dal procuratore aggiunto di Milano, Ilda Boccassini, alcuni gruppi della 'Ndrangheta radicati nel Comasco con interessi in speculazioni immobiliari e in subappalti di grandi opere connesse a Expo 2015. Gli arrestati sono accusati di associazione di tipo mafioso, detenzione e porto abusivo di armi, intestazione fittizia di beni, reimpiego di denaro di provenienza illecita, abuso d'ufficio, favoreggiamento, minacce e danneggiamento mediante incendio. Secondo l'accusa, gli arrestati avevano contatti con esponenti del mondo politico, istituzionale, imprenditoriale e bancario, da cui ottenevano vantaggi, notizie riservate e finanziamenti. In particolare, avrebbero avuto rapporti con un agente di polizia penitenziaria, con un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, con un imprenditore immobiliare attivo anche nel mondo bancario e con diversi consiglieri comunali di comuni nel milanese. Ancora un incidente sulla statale 106. Ieri sera, intorno alla mezzanotte, in località Pellaro, presso i semafori, due auto sono andate in collisione, per fortuna senza conseguenze per i conducenti e passeggeri a bordo delle autovetture. Una Mito Alfa Romeo ha tamponato una Smart. Sul posto sono intervenuti prontamente un'ambulanza e gli uomini della Polizia di Stato di Reggio Calabria. Beni culturali, motore di sviluppo dell'area grecanica. E questo è il titolo del convegno che si è tenuto nei giorni scorsi a Bova Marina. Vediamo il servizio a cura di Maria Natalia Iriti. Beni culturali, motore di sviluppo dell'area grecanica. Il titolo del convegno che si è tenuto a Bova Marina con la partecipazione di 3 testimoni privilegiati. Il dirigente del Dipartimento Cultura e Istruzione della Regione Calabria, Domenico Schiava, il consigliere provinciale Pierpaolo Zavettieri e la soprintendente per i beni archeologici della Calabria, Simonetta Bonomi. Il sindaco di Bova Marina, Vincenzo Crupi, ha aperto i lavori soffermandosi sulla responsabilità degli enti locali nella gestione del cosiddetto capitale culturale. Investire in cultura è difficile, ha sottolineato il sindaco, è una vera e propria sfida culturale, ma la cultura salverà il mondo. Il dirigente Schiava ha sintetizzato un decennio di storia dei beni culturali nell'area grecanica, che presenta un ricco patrimonio che ha beneficiato di grandi finanziamenti per la valorizzazione di castelli, chiese, biblioteche, siti archeologici e del greco di Calabria. Un decennio in cui l'organo regionale si è dotato di strumenti programmatici e legislativi, cui hanno fatto seguito interventi e investimenti significativi. In vista dei nuovi fondi strutturali 2014-2020, Schiava ha sottolineato le potenzialità di base dell'area grecanica di attrarre finanziamenti futuri e ha proposto di considerare l'intera area come bene culturale unico. L'area grecanica possiede già un quadro normativo di tutela molto forte, rappresentato dalla legge 15 del 2003 sulle minoranze linguistiche, ha spiegato Schiava. Si tratta di inserire quello che esiste già in un progetto culturale unico, con una governance forte e il sostegno di tutti gli attori sociali, anche allo scopo di ricavare spazi occupazionali per i giovani. Anche il consigliere Zavettieri ha sottolineato la necessità di mettere in rete le risorse in una logica di sviluppo dal basso, attraverso il coinvolgimento di imprese, associazioni, istituti scolastici, oltre che delle istituzioni. Lo sviluppo dal basso prevede una rete di sindaci e tavoli di lavoro ampi che coinvolgono cittadini, associazioni ed esponenti del tessuto produttivo. Questa proposta verrà sviluppata e consegnata al futuro insediamento regionale, ha promesso Zavettieri. Ricco di proposte il dibattito che, seguito alle prime due relazioni, sono intervenuti fra gli altri il sindaco di Rogudi Zavettieri e il sindaco di Palizzi Scerbo, il presidente dell'Istituto Superiore di Cultura Ellenofona Mandalari, il restauratore delle tessere musive della sinagoga di Bova Marina Pasquale Faenza. L'intervento conclusivo della soprintendente Bonomi si è concentrato per la maggior parte sul parco archeologico di Bova Marina, per la cui gestione è stata stipulata da poco una nuova convenzione fra il Comune e la soprintendenza. Molteplici gli interventi previsti, finalizzati a mitigare l'impatto diretto del viadotto, migliorarne l'illuminazione, sistemare il patrimonio demoantropologico del parco, rendere fruibile la caffetteria. È previsto anche l'ampliamento degli scavi. La dottoressa Bonomi ha appoggiato con suggerimenti la proposta del progetto unico, auspicando un più incisivo intervento degli enti locali, investimenti in cultura da parte degli imprenditori e la valorizzazione delle professionalità presenti nell'area.
E veniamo allo sport, Regina, la gente comincia a voler sapere, mentre la squadra deve rialzarsi molto molto in fretta. Il momento è di forte sbandamento, l'unico punto conquistato nelle ultime tre partite, i 4 punti di penalizzazione, le 4 sberle ricevute alla Lamezia hanno gettato sconforto tra i tifosi e diffuso molta confusione. La paura di vedere incanalata l'attuale stagione sulla falsa riga di quella precedente è esistente, per questo motivo i tifosi pretendono interventi immediati prima che tutto diventi irreparabile. Il presidente Foti porta avanti la linea della fermezza nei confronti della squadra, ha accusato i suoi calciatori di scarso impegno e mancanza di orgoglio. La squadra, è vero, ha fornito una pessima prestazione alla Lamezia, ma è altrettanto vero che nelle partite precedentemente disputate si era fatta apprezzare proprio per l'esatto contrario. Di interventi a gamba tesa da parte del massimo dirigenti ne abbiamo vissuti tantissimi negli ultimi anni. Nelle dichiarazioni post gara al martedì nel chiuso degli spogliatoi del Sant'Agata, con scarsi risultati, se è vero che nelle ultime stagioni il rendimento della Regina è stato un progressivo decrescere. Non vi è alcun dubbio che la combattività, la cattiveria agonistica, l'attaccamento alla maglia incidono in maniera forte sul rendimento di ogni squadra, ma non possono essere individuati come componente uniche per arrivare al successo. La struttura di questo gruppo non è da buttar via, ma presenta lacune evidenti in ogni reparto che nelle giornate in cui la squadra riesce a proporre ed imporre il proprio gioco, in qualche modo vengono camuffate, altrimenti ne viene fuori una prestazione come quella in terra lamettina. Oggi si prova a ripartire con un morale che è totalmente da recuperare, un tecnico che dovrà necessariamente fare un'analisi approfondita sull'attuale momento e pensare ad eventuali correttivi, una tifoseria che continua a sostenere a prescindere la squadra del cuore, ma vuole capire meglio come stanno le cose. L'idea, insomma, di navigare a vista spaventa e anche molto. Intanto domani si svolgerà il derby di Coppa Italia di Lega Pro tra Cosenza e Regina. La società Cosenza Calcio comunica di avere sollevato dall'incarico con una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro l'allenatore della prima squadra Roberto Cappellacci. La società rivolge al tecnico i più sentiti ringraziamenti per l'impegno, la professionalità e la dedizione sempre profusi nella scorsa stagione, culminata con la promozione in Lega Pro Unica e nelle prime 10 giornate di questo campionato. Insieme a Roberto Cappellacci lasciano anche l'allenatore in seconda Marco Ianni e il preparatore atletico Oscar Piergallini. La squadra è stata temporaneamente affidata all'allenatore della formazione Berretti Stefano De Angelis. E veniamo alle dichiarazioni del presidente della Viola, Giusva Branca, che porge immediatamente gli auguri al sindaco Falco Matà. A nome della Viola Basket, che ho l'onore di presiedere e rappresentare, manifesto la più assoluta soddisfazione per il fatto che Reggio torni ad essere rappresentata da un sindaco, un governo cittadino e da una assemblea elettiva indipendentemente da chi sia risultato vincitore dalle consultazioni elettorali. Nello specifico formulo le congratulazioni ed il migliore augurio di buon lavoro all'avvocato Giuseppe Falco Matà, neosindaco di Reggio, lo afferma il presidente Nero Arancio Giusva Branca. Dal nostro punto di vista di società sportiva, aggiunge Branca, siamo certi che il ritorno del primato della politica per tramite del sindaco Falco Matà si coniugherà immediatamente in una nuova attenzione verso le drammatiche condizioni in cui versa l'impiantistica sportiva e scolastica di Reggio Calabria. Dopo anni di muro di gomma, finalmente ritroviamo un interlocutore ed è a lui che ci rivolgiamo fin da ora. Nel dettaglio, infine, siamo assolutamente certi che tra i primi atti del neo sindaco troverà spazio la veloce risoluzione della questione Pala Calafiore, vergognosamente chiuso da quasi 3 anni e la cui riapertura è ormai improcrastinabile, se non andando incontro agli atture irrimediabili per la Viola Basket e il suo settore giovanile. La squadra in carrozzina, la femminile. Attendiamo pertanto, conclude il presidente, un'immediata convocazione da parte del primo cittadino al fine di individuare il percorso idoneo a garantire, secondo le modalità ritenute più opportune, il rientro della Viola in quella che storicamente è stata la dimora dei suoi successi e del suo radicamento sociale. Con questa notizia si conclude l'edizione di oggi, grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata con i nostri programmi.